La sostenibilità per Henkel è parte del DNA. Pensa che il nostro fondatore, Fritz Henkel, parlava di sostenibilità in tempi non sospetti. Era un pioniere anche in quello perché nell'Ottocento aveva creato proprio un modello di azienda sostenibile che si occupasse non solo di profitto ma anche della società circostante. È anche bello pensare che all'inizio del Novecento lui avesse aperto un asilo nido per i figli dei dipendenti e un'infermeria all'interno del nostro centro. Henkel da più di 30 anni pubblica un report di sviluppo sostenibile. È nato il primo nel 1992, cioè l'anno della prima conferenza mondiale sulla Terra a Rio de Janeiro. Oggi per noi sostenibilità significa essenzialmente tre cose: clima, circolarità, natura. Quindi abbiamo degli obiettivi molto precisi, misurati e misurabili che perseguiamo, che riguardano l'acqua, l'energia. Abbiamo l'obiettivo di diventare climate positive entro il 2030 e che riguardano anche i nostri invalidi. Sicuramente tutto quello che gli ambiti su cui investiamo più risorse sono sicuramente tutti quelli che riguardano l'ambiente e la circolarità. Uno degli obiettivi per noi molto importante è la riduzione di acqua. Noi abbiamo l'obiettivo di ridurre i consumi di acqua nei nostri processi produttivi del 35% entro il 2025. Alla fine del 2023 eravamo al meno 24%. Abbiamo poi creato nei nostri stabilimenti dei depuratori che permettono anche di riutilizzare l'acqua, quindi aumentando la circolarità. Nello stabilimento di Zingonia, ti faccio degli esempi che riguardano proprio il nostro territorio italiano, è uno stabilimento che produce colla a base acqua. Abbiamo ridotto negli ultimi 3 anni l'acqua del 30%. Quindi sicuramente tutto quello che riguarda i nostri stabilimenti. Abbiamo anche aumentato l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili e abbiamo 14 stabilimenti, e qui mi riferisco a tutto il mondo Henkel, che sono già praticamente carbon neutral. La plastica è fondamentale per i nostri imballaggi. Pensate che il 45% dei nostri imballi oggi viene appunto rappresentato dalla plastica. Noi abbiamo un obiettivo molto preciso che è quello nel 2025 di ridurre il 50% l'impiego praticamente di plastica fossile. Abbiamo anche l'obiettivo di rendere tutti i nostri prodotti completamente riciclabili. Sulla plastica siamo praticamente già a oltre il 90%, il 93%, e abbiamo l'obiettivo di arrivare al 30% di plastica riciclata nei nostri imballi. Anche qui siamo intorno al 25%. Perché non tutte le nostre confezioni in plastica sono riciclabili? Perché abbiamo un materiale, stiamo cercando di passare a un monocomponente. Noi oggi abbiamo degli imballi che utilizzano sia plastica che carta. E questo ovviamente rende il prodotto non completamente riciclabile. Laddove possibile, stiamo cercando di passare al monocomponente. Su alcuni passiamo addirittura alla carta che ci arriva già quasi completamente riciclata. Un esempio su tutti è la nostra colla Prit che da qualche tempo si presenta con un cartoncino, con un blister completamente in carta. Un punto molto importante è proprio la riduzione dell'impatto ambientale dei nostri prodotti. Su quello noi lavoriamo su diversi fronti, anzitutto per quanto riguarda le nostre formule in generale, cioè facciamo in modo che le nostre formule possano essere efficaci già alle basse temperature, in modo che non ci sia bisogno di un consumo ulteriore di energia, proprio perché le macchine, lavatrice e lavastoviglie consumano più energia nel momento in cui
momenti in cui riscaldano l'acqua. Quindi un detersivo efficace già alle basse temperature consente questo vantaggio. L'altro vantaggio è quello di utilizzare delle materie prime che possano essere comunque di origine più naturale, che possano essere biodegradabili. Nelle nuove formule di Dixan, per esempio, abbiamo delle materie prime che sono biodegradabili a oltre il 95%. Però quello che noi diciamo sempre è che noi possiamo fare tanto in fase di produzione, in fase di distribuzione, ma una grande parte è demandata anche al consumatore, che nell'uso del prodotto ha bisogno di leggere attentamente le istruzioni per non sovradosare e attenersi a quelle che sono le nostre istruzioni. Prospettiva Terra è un progetto che Henkel ha voluto iniziare insieme a partner che non sono concorrenti, quindi di altri settori merceologici, precisamente Ricola e McDonald's. Il progetto, con il supporto di OMD, ha visto la luce grazie agli studi del professore Stefano Mancuso e di IPNAT. Si parte dall'idea che gli alberi siano un'area condizionata, un condizionatore naturale per le nostre città. E in un momento in cui uno dei problemi sempre più importanti è il riscaldamento globale, il fatto che il nostro pianeta stia aumentando la temperatura media, noi vogliamo riconoscere il ruolo che gli alberi hanno nel raffreddare il pianeta. Quindi noi abbiamo installato 300 sensori sugli alberi della BAM, della Biblioteca degli Alberi di Milano, che monitorano lo stato di salute degli alberi, cioè in tempo reale ci dicono quanta anidride carbonica gli alberi hanno assorbito, quanto stanno agendo nel raffreddare l'area circostante, e tutto questo viene trasmesso in tempo reale sulle vele che ci sono in piazza Gaeolenti. Il progetto è piaciuto talmente tanto che ha avuto il patrocinio del Comune di Milano e ovviamente il nostro obiettivo non è di fermarci alla BAM, non è di fermarci a Milano, vogliamo comunque estendere il progetto anche in altre città, penso a Firenze, penso a Bari. Ovviamente per farlo c'è bisogno di altre aziende che salgano a bordo con noi e che sposino il nostro progetto. Sono presidente di Henkel Italia da più di 2 anni, non è sicuramente stato facile arrivare a ricoprire questo ruolo, perché comunque è stato anche un ruolo che mi ha richiesto molti sacrifici. Io sono stata in Germania 5 anni e ho lasciato praticamente la famiglia, mio marito e 2 figli qui a Milano, e facevo appunto la pendolare. Non è stato facile, ma non è stato nemmeno facile lottare contro i pregiudizi, i sensi di colpa e soprattutto le critiche che mi arrivavano, ahimè, per la maggior parte dalle donne. Parto dal presupposto che il ruolo che ricopro oggi, sono un general manager nella parte detersivi dal 2019, il ruolo che ricopro oggi probabilmente non lo ricopro perché sono una donna, lo ricopro perché ho dimostrato nel corso degli anni di avere le caratteristiche, di aver portato i risultati che poi mi hanno portato a questo ruolo. Sicuramente essere una donna è un plus, sicuramente aiuta, perché mi permette anche di portare un po' più di diversità all'interno del mondo Henkel e anche nella comunità in cui viviamo. Oggi l'Italia è fanalino di coda per quanto riguarda i CEO. Sappiamo che probabilmente le donne presidenti sono un po' di più rispetto alle donne CEO, ma sappiamo anche che sono forse più numerosi i CEO di nome Carlo che le donne CEO in Italia. Questo perché? Perché sicuramente bisogna accettare la sfida. E devo ammettere che non sempre le mie colleghe sono disposte ad accogliere questo tipo di sfida. Bisogna fare anche molti sacrifici, bisogna avere anche un compagno, un marito, un partner che aiuti, supporti e sopporti anche questa situazione.
e bisogna anche avere un buon equilibrio interno che permetta di convivere con i sensi di colpa. Ciò detto, le donne al vertice sicuramente aiutano, ma ci sono degli studi che dimostrano che le aziende guidate dalle donne ottengono sicuramente dei risultati migliori. Ma ci sono anche degli estremi, cioè le aziende con poche donne o le aziende con troppe donne non sono nemmeno gli esempi migliori, ecco. In Henkel facciamo tante cose nell'ottica D&I, dove preciso che per noi appunto la diversity non è soltanto la diversity di genere, ma ovviamente copriamo tutte le altre dimensioni della diversity. Partendo dalla diversity, appunto dal gender, che è un qualcosa che ci sta particolarmente a cuore, anche perché come Henkel ci siamo dati l'obiettivo, come Henkel Mondo, di arrivare al 50% di donne manager nei prossimi anni. Oggi siamo in poco più del 40%, siamo intorno al 42%. Quindi che cosa facciamo? Cerchiamo già in fase di selezione di dare a tutti la stessa possibilità, cioè facciamo in modo che i curricula per una posizione siano al 50% di donne e al 50% di uomini. Alla fine però sarà ovviamente il merito e non il genere a prevalere. Uno potrebbe pensare, vabbè, non è una cosa incredibile avere il 50% di candidate donne. Noi però abbiamo una parte molto forte, la metà del nostro business è il mondo adesivi, e il mondo adesivi è un mondo industriale, e abbiamo anche in generale le fabbriche. In questi ambiti trovare delle donne è molto difficile. Per fare questo noi addirittura blocchiamo i processi di selezione finché non arriviamo alla parità, con un leggero disappunto da parte dei nostri colleghi. Solo quando avremo la parità di curricula poi partiamo. Un'altra cosa, secondo me, molto bella che Henkel ha deciso di fare, che abbiamo adottato ovviamente anche in Italia, è il Parental Leave Gender Neutral, nel senso che noi diamo la possibilità a tutte le famiglie, anche quelle monocomponenti o quelle con genitori dello stesso sesso, di avere 8 settimane di congedo di genitorialità interamente retribuito. Ovviamente poi questo viene cascato nei vari paesi a seconda della normativa. Per esempio in Italia noi riconosciamo questo al padre, quindi estendiamo il congedo di paternità che è di 10 giorni per legge, a cui noi avevamo affiancato altri 10 giorni. Adesso diventa 2 mesi interamente retribuito e lo estendiamo anche al secondo genitore che ha la potestà genitoriale. Per me il concetto di maternità è superato dal concetto di genitorialità, quindi facciamo appunto dei master insieme a Valore D che chiamiamo Master Genitori, in cui insegniamo ai nuovi genitori come prendersi cura del neonato. Dicevo però che la diversità non è soltanto genere, quindi abbiamo all'interno di Henkel dei talk che noi chiamiamo diversamente, dove affrontiamo, invitando degli ospiti esterni, i vari aspetti della diversità, quindi per quanto riguarda l'età, per quanto riguarda l'orientamento sessuale, per quanto riguarda la razza, le seconde generazioni, eccetera. L'Osservatorio Genere e Stereotipi è stato condotto da Henkel, è condotto da Henkel in collaborazione con Eumetra. Come dice la parola stessa, essendo osservatorio, ha più punti di riferimento nel corso degli anni. Siamo infatti arrivati alla terza edizione. L'ultimo aveva proprio l'obiettivo di andare a analizzare le professioni, ma anche il percorso di studi visto dai ragazzi e visto dalle ragazze. Ed è venuto veramente fuori che ci sono dei corsi di studio che sono più
tipici per le donne, lo riconosce una grande parte delle donne, ma anche dei lavori e delle professioni che sono più adatte alle donne, quali per esempio le professioni di cura, rispetto agli uomini. E questo va a coinvolgere anche il tempo libero, nel senso che ci sono anche degli sport che sono più per gli uomini, il calcetto uno su tutti, degli sport che invece sono più per le donne, la pallavolo una su tutte. Ma questo osservatorio è molto interessante perché apre anche una finestra sulla suddivisione dei compiti in famiglia, e quindi ci si accorgerà che alla fine a fare i lavori domestici sono sempre le donne. Donne italiane che impiegano circa un'ora e mezza praticamente al giorno per le faccende domestiche rispetto ai 20 minuti delle colleghe europee. E quindi si capisce che facendo questo per le donne poi rimane poco spazio per altro, proprio perché queste sono solo le faccende domestiche, poi ci sono le altre attività di cura. Quando si tratta invece di questioni finanziarie, parlare con la banca, accedere a un mutuo, allora lì è l'uomo che la fa da padrone. Per un mondo più wise sicuramente non possiamo demandare tutto al governo e alle istituzioni. Il governo e le istituzioni possono e devono fare tanto, ma c'è bisogno anche del contributo delle aziende e dei privati, proprio perché il ruolo di un'azienda non è soltanto quello di generare profitto. La sostenibilità è di tre tipi: è una sostenibilità ambientale, è una sostenibilità finanziaria, perché un'azienda non è una onlus, quindi ha bisogno di generare profitti, ma è anche una sostenibilità sociale. Noi abbiamo il dovere nei riguardi dell'ambiente che ci circonda. Ecco perché tutte le iniziative che vadano a favore della genitorialità, tutte le iniziative che vadano a favore del lavoro femminile, tutte le iniziative che possano veramente aiutare la donna ad essere alleggerita dal peso di cura, sono sicuramente delle iniziative che le aziende devono prendere. Laddove necessario, anche il part-time, però non il part-time obbligato, il part-time volontario. Noi sappiamo che una donna su cinque lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Sappiamo anche che in Italia siamo fanalino di coda per l'occupazione femminile. Siamo arrivati al 52-53%, c'è un gap incredibile rispetto all'occupazione maschile in Italia, che è oltre il 70%. Abbiamo quasi 20 punti di gap che nel resto dell'Europa è la metà praticamente. Quindi è molto importante anche che ci siano delle ci si vada incontro alle richieste e alle esigenze delle donne in questo senso. Quindi un part-time richiesto ma non obbligato.